Maria, madre di ogni credente, madre dell'umanità. La funzione, uno dei motivi per cui Maria appare è l'esercizio di questa sua maternità che Cristo stesso le ha affidato sul Calvario. È un modo per cui la Madonna interviene quando vede noi suoi figli per salvarci, per redimerci. Vi leggo quello che Maria stessa, la Madonna, dice nel messaggio del 25 settembre 2005, quindi ci riferiamo alla Madonna di Medjugorje. È vero che questi messaggi non ancora sono, diciamo, del tutto, non c'è un avallo ufficiale della Chiesa, ma sono messaggi talmente evangelici, talmente mariani, che non si può non credere. Poi altra è l'apparizione, e Medjugorje ha già avuto, ma di questo ne parleremo in seguito, ha già avuto un responso da parte della Chiesa, e altro poi sono i messaggi che arrivano. E quando la Madonna dice: cari figli, non dimenticate, io sono vostra madre e sento dolore per ognuno di voi che è lontano dal mio cuore, ma io non vi abbandono. Credo che potete lasciare la via del peccato e decidervi per la santità. Ma che bel messaggio che solo una mamma può dare. Un messaggio di ogni mamma. Ma questa è una mamma speciale, eh? Maria è una madre particolare, perché è la madre di tutti. È la madre che nasce dalla croce, dal dolore e dall'amore del figlio Gesù. Potete allontanarvi, lasciare la via del peccato e decidervi per la santità. C'è un bellissimo libro che è stato pubblicato da poco, Medjugorje, la vera storia. Vi supplico, convertitevi, è bello, no? Questo sottotitolo preso appunto da uno dei messaggi della Madonna, vi supplico, convertitevi, è un bellissimo libro che io vi consiglio, è dell'ottobre 2023 e che trovate nelle librerie cattoliche, ma anche su internet, edito da Shalom. Vi supplico, convertitevi. Questo invito viene solo e soltanto da una madre che ci ama, da una madre che ci vuole con sé per portarci al figlio, da una madre che ci vuole sostenere. Ma la prima cosa che ci chiede è quella di lasciare la via del peccato, di convertirci. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!